Matteo Malucelli, che tra l'altro è anche qua, che corre nel GT. Ma siamo pronti per il via, sono partiti e guardate Di Benedetto come cerca subito di andare a sorpassare Marcucci. I due sono affiancati, ma Marcucci riesce. Oh, attenzione dietro, guardate Valsecchi Valsecchi si è anche, messo in scia, è già il quarto. Malucelli terzo, no quarto, quarto, quarto. Quarta posizione per lui al momento, ma era partito dalla sesta piazza. Quindi subito una bella partenza per Davide Valsecchi e Tutti qui attaccatissimi, molto bello. Segundo, ne ha passati tre. Segundo, Adesso mi sa che ora è terzo Valsecchi. che se arriva la campagnata probabilmente ne passa altre due. È riuscito a passare, sì, vediamo, vediamo, attenzione, esce dalla scia, va all'attacco Valsecchi della esterno. seconda posizione all'esterno, tiene giù. Che bravo però, con le midget ha preso subito feeling. Ricordiamo che al debutto, L'ha ieri ha passato fatto la sua all'esterno, prima gara, bravissimo è Valsecchi, secondo, bravissimo, ha bravissimo. fatto, oh, attenzione, Scionti. esce, esce, rientra fortunatamente, vediamo, attenzione, Un ultimo, ma contatto, sì, Scionti. Scionti, quindi contatto per lui. E intanto Davide Valsecchi da sesto a secondo nel primo mezzo giro, ma anche Segu sta facendo dei grandi numeri Sì. perché ha già fatto una bella serie di sorpassi ed è eccolo che lo vediamo inquadrato al fondo di questo gruppetto, ma attenzione anche ai numeri di Bensi che sta Bensì cercando. ha fatto un sorpasso da cattivo, è entrato su Romagnoli, direi. Bellissimo confronto, mentre davanti adesso Marcucci deve guardarsi da uno scatenato Valsecchi che fa una partenza, ha fatto una partenza incredibile e ora sta tallonando l'autore della pole Marcucci, nonché leader della classifica. Quindi Marcucci, eccolo che va all'attacco a Valsecchi su Valsecchi. Marcucci e qui dietro intanto la situazione. Malucelli attacca Di Benedetto. Valsecchi è passato. Marcucci, Marcucci, Valsecchi separati da appena 2 decimi e poi Di Benedetto, Di Benedetto ha perso già qualche metro. E intanto vediamo anche che c'è la rimonta da parte di Segu che è già arrivato Sì, fa in fatica a settima passare Bensi. posizione. Fa fatica a Sì. passare. No, scusa, Segu fa fatica a passare Bensi. Vediamo vicinissimi, eccoli, numero 93, intanto per Segu, davanti a lui c'è Benzi, appunto numero 21, e alle Eccolo. loro spalle c'è Romagnoli. Bellissimo Esterno, questo Segu, esterno. attacco di Segu che prova, attenzione perché c'è anche Romagnoli con il numero 41 che potrebbe approfittarne, terzetto inferocito. E ecco che al tornantino, l'uscita del tornantino sbaglia qualcosa, finisce con 4 ruote sull'erba, Benzi, ma riesce a tenere la posizione, la lotta per la sesta piazza. Spettacolo, che sveglia adrenalinica, guardate come esce all'ingresso della curva Roma e non ci sta Benzi, prova a Passato Segu. restituire, è passato Segu, quindi avanti una posizione, sesta piazza al momento per lui, guida questo gruppetto che va all'inseguimento a questo punto di Solla, mentre davanti Valsecchi, Valsecchi è riuscito a passare al comando, eccolo, lo vediamo inquadrato in questo momento, che Mamma mia. gara incredibile per Valsecchi che ha siglato il crono di 1,55. Sì, sono un po' più lenti stamattina rispetto al solito. Forse perché fa freddo? Ma è Ah, no. probabile, sì, o magari la pista è un po' più scivolosa, comunque fanno fatica ad avere i ritmi di ieri. Valsecchi va al comando, guardate, in appena 2 giri con quanta scioltezza. E qui attenzione, c'è Segu che sta facendo altri numeri. È incredibile il pilota che arriva dal kart, quanto È feeling ha ripassato preso. È Bensi. ripassato, sì. E adesso dietro a Segu c'è Romagnoli, i tre stanno facendo dei grandi numeri.
E che bella sveglia, Bruno, eh? Mamma domenica mia. Mattina. Tutti in piedi sul divano. Senza scarpe però, esatto. Come dicevamo prima, 8:27, quindi una bella sveglia questa mattina, una domenica ricca di adrenalina. Abbiamo cominciato molto bene con la Midget Italian Series, che non ci risparmia le emozioni, e con un Davide Valsecchi che si è svegliato molto molto bene questa mattina. Caspita, in palla, in palla. Sì, è bello sveglio, si vede che è molto mattiniero ed è subito balzato al comando. Adesso attendiamo i prossimi riscontri cronometrici, ma intanto qui c'è Giunti, la lotta. Giunti che sta risalendo. Vediamo nuovo passaggio sul rettilineo e andiamo a vedere com'è la situazione. Valsecchi, Marcucci, Malucelli in terza posizione, poi Di Benedetto, Solla, Benzi, Segù che in questo momento è di nuovo in settima posizione. E stanno guidando come dei forsennati comunque, cioè lotta praticamente per tutte le posizioni, le inquadrature ora ci mostrano il gruppo di testa. Questo è Segù che prova di nuovo l'attacco per la sesta posizione su Benzi, numero 21, mentre vedete che Valsecchi prova ad andare via, ma c'è un Marcucci che è assolutamente incollato ai suoi scarichi. A contatto tra Benzi e Segù non si risparmiano le sportellate, contatto però di gara direi assolutamente corretto. Nella traiettoria favorevole l'ha accompagnato leggermente largo. Vediamo, sì. E intanto mancano ancora 13 minuti allo scadere del tempo e poi ancora un giro. Le inquadrature per Segù che va alla caccia di Benzi per la sesta posizione. Ha appena siglato il miglior primo intermedio. Adesso si va al tornantino. Spettacolare Luca Segù che è partito ultimo non avendo potuto partecipare alle qualifiche per un problema. Intanto cerca di allungare Davide Valsecchi con Marcucci che perde qualche metro e che a sua volta deve difendersi da Michele Malucelli che come esatto vi... bravissimo Michele. Comunque Lorenzo evidentemente fa anche la gara su Di Benedetto che è leggermente più attardato in questo momento, quindi penso non voglia prendersi dei rischi eccessivi e tenta di gestire. Malucelli sta venendo su fortissimo, molto bravo, non sta facendo errori, sta correndo molto molto bene. Sono andati a prendere Valsecchi, sono andati a prenderlo e lo stesso Malucelli è negli scarichi di Lorenzo Marcucci. Sì, sono vicinissimi, tre adesso racchiusi in un fazzoletto di decimi. Vediamo, questo è uno dei punti più veloci e impegnativi del tracciato e si va... Infatti coprono la traiettoria, adesso vediamo se questo tipo di guida permetterà a Davide Di Benedetto di recuperare il gap che lo separa da Malucelli. Questo perché Lorenzo in questo momento, coprendo più la traiettoria, diventa un po' più lento rispetto al suo giro ottimale, quindi probabilmente si danno un po' fastidio. Adesso vedremo cosa succede sul traguardo a livello di tempi. Intanto avete visto dalla tribuna che già c'è tanto pubblico, benché siano appena le 8:30 del mattino e faccia anche un po' fresco, però gli appassionati, come vedete, non si fanno attendere. Andiamo al tornantino con il terzetto di testa Valsecchi, Marcucci e Malucelli che guida la classifica dei giovani degli under 20. Eccole le inquadrature per Michele Malucelli che... appunto vi dicevamo del team Malucelli, ovviamente è il fratello minore di Matteo Malucelli che tra l'altro oggi partirà in pole position nel campionato italiano Super GT3, quindi amici che siete nei dintorni di Roma, di Campagnano, venite a trovarci per questo Aci Racing Weekend. Sigla proprio lui il giro veloce, eh? 1:49.522 per Michele Malucelli. È quello che è stato più veloce di tutti. Attenzione anche Segù. Segù 49.4. Segù quando la pista libera diventa veramente sul giro secco è un po' il Verstappen delle midget. È vero, è vero. Eccoci con le inquadrature sul terzetto con anche Di Benedetto che adesso è lì. Adesso girano tutti allineati più o meno sugli stessi tempi, pochissima differenza. Probabilmente sarà importantissimo il duello che c'è tra Marcucci e Malucelli perché
potrebbero darsi un po' fastidio. E ecco, ecco l'attacco che... vanno fuori un po' tutti lungo, e due. Un po' lungo. Ha portato fuori anche Valsecchi, che a questo punto è rientrato terzo. Quindi davanti Malucelli, Marcucci, Valsecchi, Di Benedetto. Quindi Marcucci nell'attacco al suo rivale Valsecchi, alla fine lo ha trascinato, direi, un po' fuori. È andato un po' lungo e quindi l'ha accompagnato leggermente fuori. Qui intanto abbiamo un ritiro per Solla, sì. Che purtroppo è costretto ad abbandonare prematuramente la gara, 9 minuti e 20, e poi ancora un giro, inquadrature per Marcucci. Adesso vediamo, perché in tutto questo si è avvantaggiato Di Benedetto, che è andato a raggiungere il gruppo di testa. Da 3 adesso sono diventati 4 i piloti in lotta per le prime posizioni, con Malucelli che si è trovata, direi, servita su di un piatto d'argento la prima posizione. Vediamo cosa è successo, la regia ci rimanda le immagini. Sì, ha sbagliato, direi, qualcosina Marcucci, e ha accompagnato, come dicevi tu, Bruno, anche Valsecchi un po' fuori traiettoria. È stato bravo Valsecchi comunque a mantenere almeno la terza posizione, e adesso Malucelli ha fatto un tempone, ha fatto veramente un ottimo tempo, 49 netto quasi. Sì, però vedo che Marcucci ha recuperato il gap, quindi probabilmente anche lui ha fatto segnerà un tempo molto molto buono in questo giro qua. Vediamo intanto, vediamo anche Romagnoli, che in questo momento si trova in settima posizione, mentre Segù, tutto questo, eccolo qua, è riuscito a liberarsi poi di Benzi, e in questo momento addirittura in quinta piazza. Quindi Luca Segù ha fatto una bella serie di sorpassi dall'ultima posizione, adesso è quinto, e mi sembra che abbia tutte le intenzioni di andare a prendere il gruppo dei fuggitivi. Assolutamente. È lì che è andato a prendere, adesso ha messo nel mirino Di Benedetto. E poi comunque molto bravo Michele Malucelli, ha fatto una gara esemplare, molto molto bravo, anche perché comunque con Di Benedetto, Marcucci, Valsecchi non è facile stare davanti, complimenti. No. Andiamo subito in pit lane, perché Camilla Ronchi al suo microfono proprio Solla. Leonardo, peccato, perché mi dicevi che stamattina il setup era quello giusto. Allora, abbiamo risolto i problemi del setup assetto, però i freni purtroppo sono rimasti il problema. Fatto sta che alla terza curva non sono riuscito a frenare, ho toccato quello davanti e credo si sia rotto il radiatore, perché la macchina ha iniziato ad andare sulla temperatura, mi sono dovuto fermare. In più, diciamo che struciava il paraurti sulla ruota, quindi andavo un po' più piano degli altri. Mi dispiace, perché nella pista di casa, visto i successi che ho ottenuto magari a Monza e Mugello, che erano piste che conoscevo meno, speravo di poterli replicare nella pista di casa, e quindi mi dispiace. Ci rifaremo gara 3, gara 4. Bravo, grazie. Grazie Camilla. Sì, per fortuna la Midget Italian Series, Bruno, dà questa possibilità di rifarsi con ben 4 gare in programma. Attenzione, perché Scionti che attacca Romagnoli. I due piloti di casa che conoscono molto bene il circuito, molto esperti, quindi stanno cercando di dare il massimo. Intanto ecco che Luca Segù in questo momento si sta cercando di ricongiungere al gruppo dei fuggitivi, sta girando in 1:49 e 1, quindi anche lui ha abbassato tantissimo il suo tempo su giro, e adesso vediamo, perché abbiamo ancora 6 minuti più un giro, quindi comunque ecco una nota tecnica da far vedere, che dal primo all'ottavo sono tutti scesi sotto l'1:50, hanno fatto tutti i tempi molto molto veloci, quindi la pista si è velocizzata un pochettino, ma sicuramente stanno andando tutti molto forte. I primi 8 sono tutti scesi sotto l'1:50, quindi sì, davvero stanno facendo degli ottimi tempi. Andiamo al tornantino con Romagnoli, che è in mezzo tra Benzi e Scionti e sta scalpitando per andare a prendere almeno la sesta posizione, mentre adesso vedete da queste immagini Segù quanto ha guadagnato rispetto a questo gruppo. Era rimasto un po' invischiato prima, perché non riusciva a sorpassare Benzi. Con Benzi si era
Ecco, comunque il gruppo che abbiamo visto sono il gruppo di Bensi, Romagnoli e Scionti, che sono sesto, settimo e ottavo. Esattamente, mentre davanti Malucelli continua a girare con un ottimo passo, 1.49.1, lui, ma anche Marcucci, ma anche Valsecchi, che è rimasto al momento in terza posizione con Di Benedetto in quarta piazza, e poi Segù che si sta cercando di avvicinare, adesso a circa 2 secondi di distacco. Adesso vediamo il prossimo riscontro cronometrico, però sta certo che comunque è difficile andare a recuperare il gap, perché davanti stanno girando tutti sull'1.49 basso. 49 loro. Basso, ieri l'hanno fatto forse solo uno, è riuscito a girare in 49 basso, quindi veramente dei tempi, i primi quattro stanno girando tutti e due 49.1, quindi veramente un ritmo indiavolato. Intanto nel primo intermedio Segù scende sotto i 38 secondi, 37.9, sta cercando Segù veramente. Sta facendo lo show. Sì, adesso a pista libera davanti a sé, vuole assolutamente andare a colmare il gap e andare a prendere questo quartetto. Inquadrature per Davide Valsecchi, che in questo momento penso che sarà abbastanza arrabbiato, Bruno, perché era davanti, era leader, e poi invece il contatto con Marcucci che lo ha portato un po' fuori traiettoria e gli ha fatto perdere quindi la prima posizione. Guardate come si avvicina la sagoma di Segù in questo momento al quartetto dei fuggitivi, punta almeno podio. Vediamo i tempi adesso, sono tutti vicinissimi. Ecco, Segù, record 48 di Segù e 9. Record di Segù sotto il 49, 48.902. Incredibile, sta cercando di rosicchiare decimi ovunque. Il problema è che davanti stanno andando fortissimo, quindi sì, riesce a recuperare un decimino alla volta, ma fa fatica, perché comunque a 4 secondi e 7 dal leader Malucelli, quindi sì, direi che è un'impresa quasi impossibile. Fa veramente fatica andare anche a prendere Di Benedetto, perché comunque ha girato 4 decimi più veloci di Di Benedetto, quindi forse Di Benedetto potrebbe ma manca poco, mancano 2 minuti e mezzo, è un po' difficile, almeno che non si diano molto molto fastidio, ma vediamo. Hanno un ritmo veramente indiavolato, molto molto bravi. Sì, davvero, del resto pensate che Segù è partito ultimo e ha perso tanto tempo nei sorpassi, quindi cosa avrebbe potuto fare se non fosse partito ultimo? Infatti, ma questo sarà bello, perché in gara 2 comunque con l'inversione della griglia sarà divertente, perché allora tutti questi qua partono dietro di lui, no? Quindi Malucelli, Marcucci, Valsecchi e Di Benedetto, se arrivano in questo ordine, quindi da non perdere, quindi amici che ci seguite da casa, gara 2, perché alle 11.55 naturalmente saremo sempre in diretta, ci sarà gara 2 del gruppo A, mentre i piloti che state vedendo adesso torneranno in pista alle 17.45 per gara 2, sarà la gara conclusiva di questo ACI Racing Weekend qui dal circuito di Vallelunga. Siamo in diretta con Bruno Zanini in cabina di commento, con noi il padrone di Motor Quality, l'importatore di queste midget così prestazionali ma così anche semplici da interpretare per quanto riguarda. Scusa Fiammetta, altro Segù, giro veloce Segù. Di Segù ha passato ancora 48.8, però ancora 2 secondi di distacco, vedete, da queste inquadrature, da questo campo lungo. Però è bravissimo, devo dire un plauso, perché anche se sembra un'impresa impossibile lui non si scoraggia e ce la sta mettendo tutta. Comunque anche Malucelli, che sta conducendo, sta facendo una gara esemplare, veramente bravissimo. Ecco, non sta facendo errori. Marcucci, ecco, lo attacca, vediamo. Veramente un bellissimo quartetto di testa al quale sta disperatamente cercando di ricongiungersi un Luca Segù che è partito ultimo, e da queste inquadrature sembra che riesca. Attenzione, perché qua si danno fastidio, Valsecchi, è passato Di Benedetto, ha incrociato la traiettoria Valsecchi, da buon mestiere si è riportato, e questo potrebbe agevolare Segù, perché chiaramente ma non si sono dati molto fastidio, ho visto che sono andati via abbastanza, però Segù sta arrivando, manca poco ormai un giro, direi che non
Vediamo, vediamo, eccolo lì. Li ha presi, li ha presi. Mazzate. Li ha presi, ma il prossimo sarà l'ultimo giro, quindi perché il tempo sta scadendo. Scade in questo momento il tempo regolamentare. Quindi un giro. Un giro soltanto ancora alla conclusione di questa splendida gara che ci ha dato un fantastico buongiorno in questa domenica mattina. Traverso di Valsecchi alla Roma. Vediamo. Per quanto riguarda i tempi, sì, infatti i Balzecchi di Benedetto hanno perso un secondino, direi. Un secondino. Segu ha guadagnato di nuovo, ha girato un secondo più veloce questo giro di Benedetto, quindi si è avvicinato ancora, però ormai manca un gara, giro, se non fa errori. Dovrebbe finire così. Bello comunque lo spirito di crederci, perché appunto poi non sai mai quello che può succedere davanti, quindi ti devi sempre far trovare pronto. E quello che sta facendo Segu, che comunque è arrivato, è lì adesso, è andato a prendere Di Benedetto, che a sua volta sta cercando di infastidire Valsecchi. Ha fatto un'entrata con la macchina di traverso. Vediamo, attenzione, davanti intanto Malucelli e Marcucci, numero 27 per Malucelli, numero 31 per Marcucci, stanno continuando a viaggiare in prima e seconda posizione, hanno preso qualche metro di vantaggio, ovvero più che altro hanno perso qualcosina Valsecchi e Di Benedetto infastidendosi a vicenda. È Segu è arrivato, quindi ultimo giro davvero vietato ai deboli di cuore, con una lotta per il terzo gradino del podio che vede tre piloti in lizza. Vediamo. Segu è andato a prendere Di Benedetto, ce l'ha fatta, incredibile. Mamma mia, incredibile, cosa non ha fatto. Cosa non ha fatto adesso? Ecco che lo va a affiancare il nostro Bruno Zanini, chiude gli occhi, non vuol vedere perché siamo alla bandiera a scacchi, e vediamo che vince Malucelli davanti a Marcucci, e ce la fa Valsecchi in terza posizione, ma Segu riesce a passare Di Benedetto e acciuffa il quarto posto appunto davanti a Di Benedetto, e poi transitano Bensi, Scionti e Romagnoli. Mollare mai, veramente questo è un bellissimo aspetto, sì, di tutti i piloti. Complimenti a tutti. Molto bravo Michele Malucelli, bravissimo, perché ha fatto una bellissima gara, bravo, ha continuato a macinare giri veloci, non si è per niente fatto impensierire dai rivali che lo stavano inseguendo, direi anche poi il leader della classifica Marcucci, che comunque si piazza davanti a Di Benedetto, che tra l'altro proprio all'ultimo giro alla Roma ha perso la quarta posizione con uno scatenato Luca Segu, che partendo ultimo è riuscito a chiudere in quarta posizione. Molto bravi. Bravi, bravissimo anche Davide Valsecchi, perché ha difeso strenuamente la sua terza posizione dopo che era al comando. Poi certo era davvero impossibile, girando tutti con gli stessi tempi. Sì, sono stati tutti molto molto vicini con i tempi. Era impossibile andare a riprendere la prima posizione. Lì c'è stato il contatto con Marcucci e questo gli ha fatto perdere la prima posizione. Però un applauso davvero a Davide Valsecchi per questa sua terza posizione, che in realtà poteva essere una vittoria. Le inquadrature per un Michele Malucelli, buon sangue non mente, direi, perché ricordiamo il fratello di Matteo Malucelli, quindi cresciuto anche lui nel vivaio Malucelli. Esatto. E ha imparato molto bene e adesso con questa vittoria si rinsalda in posizione di vertice in classifica negli under 20, ed eccoci pronti per vedere l'ordine di arrivo, appunto con Michele Marucelli davanti a Marcucci e poi Davide Valsecchi in terza piazza davanti a Luca Segu, poi Davide Di Benedetto, Bensi, Scionti, Romagnoli, Faraonio e Lanza a completare la top 10, ma i primi 5 racchiusi in 4 secondi, Bruno, sono davvero... è stata veramente una bella gara. Sì. E poi hanno girato un ritmo elevatissimo, perché comunque ci sono stati 2-3 giri dove i primi 8 tutti quanti hanno girato sotto l'1.50, che è un tempo molto 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 buono. Eccolo qua Michele.
i festeggiamenti per Michele Malucelli, autore di una splendida vittoria, tra l'altro la prima della stagione. Sì, assolutamente. Le congratulazioni del suo team. Pensate, la famiglia Malucelli oggi com'è felice con la pole di Matteo nelle GT, con la vittoria di Michele nella midget. Ebbene, una casco, Michele, il casco. Bellissima serie di risultati casco, positivi. Molto molto brava. L'abbraccio con tutti i suoi supporter. Dietro vediamo Valsecchi. Anche Valsecchi. Non sembra neanche sudato, eh? No, infatti. Bravo Michele. Eccolo, Davide Valsecchi. Sì, è bello tranquillo. Si è divertito, secondo me. Poi certo che comunque il contatto con Marcucci, che gli ha fatto perdere la prima posizione, lo ha fatto Marcucci, divertire molto meno. Insomma, quando sono lì nessuno vuole arrivare dietro. No, ci provano. Sì, sì, per ha forza. Fatto un... veramente ha fatto un'ottima gara anche lui. Tutti sì, molto bravi. Bravi, bravi. Noi siamo ovviamente pronti. Un bravo in più a Michele Malucelli. Siamo pronti per andarlo a sentire ai microfoni di Camilla Ronchi. A te la linea, Camilla. Michele, innanzitutto grazie perché ci siamo divertiti tutti tantissimo, una bellissima gara, la prima vittoria della stagione. Quali sono le tue sensazioni? Sono felicissimo, soprattutto la prima vittoria non solo della stagione ma della mia breve carriera finora, quindi sono davvero felice perché dopo 2 anni che partecipiamo a questo campionato in cui ogni gara vediamo miglioramenti, questa qui è la coronazione di tutti i progressi fatti. Tuo fratello cosa ti dirà adesso? Ma non mi dirà niente perché di carattere è un po' particolare, però già il fatto che era qui a vedermi stamattina è uno stimolo. Grazie, grazie Michele, vai al podio, festeggiamenti per quest'altra gara della midget. Andiamo a vederci i momenti più belli di questa gara con il commento di Fiammetta. Gara 1 della Midget Italian Series per quanto riguarda il gruppo B, quindi i piloti più veloci sul tracciato di Vallelunga. Parte in pole position un velocissimo Lorenzo Marcucci, che è anche il leader della classifica di campionato. Alle sue spalle si installa Di Benedetto, ma in realtà parte benissimo dalla sesta posizione Davide Valsecchi, il pilota e anche conduttore televisivo al debutto della Midget Italian Series. E qui vediamo Scionti che fa un numero e poi ripartirà ultimo, ma ultimo tra l'altro era partito dalla griglia di partenza per non aver disputato le qualifiche, un Luca Segù che si cimenterà in una incredibile rimonta ed è battaglia per tutte le posizioni. Eccolo Segù in questo momento in lotta con Benzi, qui perderà un po' di tempo e quindi la sua rincorsa sarà un po' frenata in questo frangente. Dopodiché, una volta sorpassato il gruppetto intorno alla quinta posizione, si getterà alla rincorsa di Benedetto. Questo è il momento in cui invece va al comando Malucelli, approfittando del contatto di gara tra Marcucci e Valsecchi. Qui abbiamo un contatto tra Lanza e Gioia, che va in testa coda mentre Lanza riesce a ripartire e chiuderà ultimo. E questa è la bagarre invece per le posizioni tra Benzi, Scionti e Romagnoli. L'arrivo con Malucelli che conquista la prima vittoria in carriera davanti a Marcucci, la terza posizione di Davide Valsecchi e Segù che proprio all'ultimo passaggio alla curva Roma riesce ad acciuffare la quarta posizione davanti a Davide Di Benedetto. E questo è l'abbraccio di Michele Malucelli con il suo team e i suoi supporters per la sua prima vittoria in carriera. E questo è il podio che attende i suoi protagonisti. Bruno, che gara. Come al solito sono sempre gare molto tirate, molto combattute. Abbiamo molto visto belle da vedere. Negli highlights abbiamo visto anche un'immagine che non avevamo visto nella diretta, quindi il contatto tra Lanza e Gioia. Sì. Sì, quindi sì, ne sono successe veramente in tutti i colori. Ce li siamo persi, ma diciamo li abbiamo visti dopo. Era davvero incredibile quello che succedeva in pista perché
in ogni punto della pista c'era azione, quindi la lotta per la prima posizione, la lotta per la terza, la lotta per la sesta piazza, quindi un bellissimo confronto. Ecco intanto il podio che si va componendo con la terza posizione di Valsecchi, con la seconda di Marcucci e con la vittoria di Malucelli e Romagnoli per gli over 50. Lo vedete sulla destra dei vostri teleschermi, Romagnoli, mentre gli under 20, Malucelli. Sì, fa doppio, doppia premiazione. Doppia premiazione, dato che appunto conquista la vittoria assoluta, oltre che la vittoria negli under 20. Bene, quindi va in archivio anche gara 1 per quanto riguarda il gruppo B. Vi ricordo che la Midget Italian Series tornerà in pista alle 11.55 con il gruppo A e alle 17.45 con il gruppo B, sempre rigorosamente in diretta. Io ringrazio Bruno Zanini per essere stato con noi, il patrono. Grazie di Modern Quality. Ti aspettiamo più tardi. A più tardi. Un saluto da Fiammetta alla Guidara e buona continuazione con gli ACI Racing Weekend. Ciao. Ciao.